Buonasera a tutti, ben ritrovati in questa seconda puntata ancorché speciale, diciamo così, di Fuorigioco stagione 2021-2022. Siamo ancora nella sede della Gubbio Calcio in attesa di partire con i live dai nostri studi per raccontare quello che è successo nella prima casalinga rosso-blu con la Fermana. È stata una bella vittoria che ha rivisto il pubblico allo stadio, ma anche per analizzare quello che è l'iter in questo inizio di campionato nel girone B di Serie C, e lo faremo con un gradito ospite perché dopo le parole del presidente notare e del direttore generale Pannacci è tornato sui nostri schermi il capitano del Gubbio, Nicola Malaccari. Ben ritrovato Nicola. Grazie a tutti, buonasera. Parleremo con Nicola di tanti aspetti, ovviamente partendo proprio da quello che è accaduto nella partita con la Fermana, ma prima di soffermarmi e di soffermarci sugli aspetti tecnico-tattici, mettiamola così, Nicola, credo che anche da capitano proprio il primo aspetto, la prima tematica su cui soffermarsi nella giornata di ieri è stata proprio il fattore pubblico, perché 560 giorni senza tifosi sono tanti, da quel febbraio 2020 che segnò di fatto una fine con il calcio che conoscevamo, e credo che intanto si respirava sin da subito, fin dal pre-gara, un'area diversa proprio in tutti i settori, e credo che anche per voi che siete protagonisti in campo è un calcio diverso, quello che siete tornati finalmente a respirare. Assolutamente sì, è totalmente, diciamo, un altro sport, perché comunque scendere già nel riscaldamento, vedere gente che sta lì a incitarti durante la gara, sentire i nostri tifosi finalmente allo stadio che ci hanno dato sempre una mano dal primo al 90esimo, è un'altra cosa. A fine partita, dopo una vittoria in casa, la prima di quest'anno, andare sotto la curva dei nostri tifosi, prendere i loro applausi, diciamo che è una cosa bellissima. E comunque si respira anche in campo questa cosa, perché comunque vedi anche quando l'episodio con Arena alla fine, quando è stato tirato su, il pubblico che si è tipo alzato tutti in piedi, noi che siamo tutti partiti, l'esultanza di Signorini e Redolfi dopo aver salvato il gol sulla linea, questo anche il pubblico ti dà quella carica emotiva in più che non può darti uno stadio vuoto. Anche perché, ed è stato usato anche come slogan, si dice tanto che proprio la Serie C è il calcio della gente, si dice tanto, più che nelle altre serie dove magari ci sono anche altri interessi superiori e certe volte a questo. Ecco, ti chiedo proprio da ormai giocatore esperto e navigato di questa categoria, visto che il periodo nella terza serie nazionale comunque da tempo, anche già prima del Covid, era critico soprattutto in determinate piazze, può essere questo un segnale vero di ripartenza per far sì che questa serie sia supportata al meglio anche nei prossimi anni? Assolutamente sì, diciamo, il pubblico è fondamentale in tutti gli aspetti, anche un aspetto economico, perché comunque per le società avere uno stadio chiuso sono comunque delle perdite, per noi che scendiamo in campo è sicuramente una marcia in più, e quindi sì, deve essere un punto di partenza per lo sport, per il calcio e per la terza serie, per la Serie C. A breve analizzeremo proprio Gubbio Fermana, ma prima vediamo quello che è successo proprio al Barbetti nella seconda giornata di campionato, primo match casalingo rosso-blu della stagione, con il servizio di Federico Minelli, e poi torniamo qui assieme a Nicola Malaccari. Davanti ai quasi 900 spettatori di un Barbetti tornato a riaccogliere il pubblico dopo ben 560 giorni, è Gubbio contro Fermana per la seconda giornata del girone B di C. Torrente non cambia nulla dalla trasferta di Cesena. Gli interpreti del suo 4-3-3 sono gli stessi di domenica scorsa, con Arena, Sarau, Fantacci in avanti. Domizzi sceglie invece il 4-4-2, affidandosi a due ex rosso-blu, Urbinati a guidare il centrocampo e Marchi ad orchestrare l'azione offensiva. Il Gubbio domina sin dall'inizio e al nono va vicinissimo al gol. Ucadda scarica per Cittadino che crossa al centro, Boulevardi si inserisce perfettamente, colpisce di testa sfiorando l'incrocio dei pali. Al 17° si fa vedere Arena che, innescato da Cittadino, addomestica la sfera col petto, si smarca e calcia, ma Moschini è attento e blocca a terra. Ancora il numero 8 crea scompiglio, mettendo in aria un pallone velenosissimo che, dopo il velo di Fantacci, viene respinto da Moschini. Sulla ribattuta si avventa Signorini che calcia a botta sicura, ma gli ospiti riescono a smorzare prima e ad allontanare sulla linea poi, grazie all'intervento di un attento Mordini. Nel momento in cui i rosso-blu sembrano rifiatare, ecco il gol, tanto meritato quanto sofferto.
Al 40esimo Fantacci riceve sulla sinistra, dal fondo appoggia per Boulevardi che dal limite prende la mira e spara, trovando una traiettoria imparabile per Moschin, con il pallone che si incastra all'incrocio dei pali. Primo gol con la maglia del Gubbio per il centrocampista ex Legnago, che bagna con la marcatura il suo esordio al Barbetti. Un ottimo Gubbio chiude sull'1-0 il primo tempo, ma nella seconda frazione l'inerzia del match cambia, con la Fermana che esce dal guscio sin dai primi minuti. Al 48esimo lancio dal centrocampo a scavalcare la difesa ugubina. Frediani raccoglie e calcia, Ghirotti è reattivo e respinge, Signorini pulisce l'area spazzando via. Al 64esimo protesta la Fermana. Su una ripartenza Mordini trova Marchi da solo in area, l'ex Gubbio sposta il pallone e cade sull'uscita di Ghirotti. L'arbitro Emanuele di Pisa è vicino e non vede contatti tra i due, ma i dubbi restano tra le vibranti proteste dell'attaccante della Fermana. L'occasione, tripla più Ghiotta, arriva a soli 4 dalla fine del match. Pannitteri crossa col mancino dalla destra, sul secondo palo impatta di testa Frediani a colpo sicuro. Miracolo di Ghirotti che salva, Marchi se la ritrova lì a porta sguarnita calcia, ma Signorini si immola e salva. Cogniglia la palla, clamorosa, del pareggio, ma Redolfi, ultimo baluardo, respinge anche questo tiro, con Ghirotti che alla fine blocca in due tempi. Passa un minuto e la bella partita del Gubbio e di Danilo Boulevardi si tinge di rosso. Intervento con la gamba troppo alta su Pannitteri e il direttore di gara non ha dubbi. Espulsione diretta per il centrocampista che dunque salterà certamente il prossimo turno, per un rosso che non influisce sui minuti finali di gara. Finisce quindi 1-0 per il Gubbio che, nonostante il calo nella ripresa, riparte con una vittoria al Barbetti in questo campionato e sale a quota 4 punti in classifica dopo due partite. La testa va subito alla prossima giornata, che vedrà i rossoblù impegnati nella difficile trasferta di Reggio Emilia, in programma domenica 12, sempre alle ore 17:30. Questo dunque il film, diciamo, della gara con la Fermana. Nicola, cerchiamo di fare un po' un'analisi a tutto tondo. Sicuramente è stato un ottimo primo tempo, davvero di alto livello anche per una partita di inizio campionato. Poi un calo anche fisiologico probabilmente nella ripresa, tanti episodi che hanno contraddistinto la partita, che fortunatamente hanno dato ragione al Gubbio, e alla fine è arrivata una vittoria davvero importante, credo. Assolutamente sì, un primo tempo penso approcciato alla grande, fatto sotto tutti gli aspetti dal punto di vista dell'aggressività, della tecnica, anche preparata tatticamente in modo perfetto. Sono quelle partite però che se non le chiudi rischi di perderle. Facciamo un esempio, penso non mi scorderò mai la partita l'anno scorso alla Vispesero, dove non è stato solo un primo tempo ma sono stati 90 minuti e poi alla fine l'abbiamo persa la partita. Quindi sono quelle partite che basta un episodio alla squadra avversaria che vai sotto 1-0 o addirittura te la pareggiano. Il secondo tempo siamo un po' calati fisicamente, perché comunque, ripeto, come hai detto bene te, siamo sempre alla seconda partita di campionato, c'è chi deve migliorare la condizione fisica, chi è arrivato in ritardo, o io in primis devo migliorare la condizione fisica. Siamo stati un po' troppo rinunciatari nel possesso palla, abbiamo complice anche comunque l'uscita, l'aggressività della Fermana. Però sono quelle partite che nel secondo tempo devi migliorare, perché non sempre ti capita di portare a casa i 3 punti. Quindi se vogliamo fare un campionato buono e importante, lì dobbiamo andare subito a limare i nostri errori. Dal punto di vista squisitamente tecnico, però, nonostante siamo ancora all'inizio, si sono viste già diverse cose interessanti. Soprattutto il primo tempo mi viene in mente il fatto di cercare il fraseggio, ma anche l'ampiezza, soprattutto con i terzini, il fatto che gli esterni spesso vengono dentro a giocare quasi da trequartisti, il fatto che le mezzali, e qui ti chiamo in causa, attaccano tanto lo spazio e cercano di andare dentro proprio per sfruttare situazioni dinamiche. Ecco, anche così preparate la partita, assieme a un altro aspetto che secondo me è stato molto importante, ovvero quello di una pressione molto ragionata, mi è sembrato, sui portatori di palla avversari. Hai detto tutto quello che ci dice il mister durante la settimana, cioè lui vuole un gioco in profondità, in verticale, con gli esterni che vengono dentro, con le mezzali che alternano l'ampiezza con i terzini e attacco alla profondità, e soprattutto una partita di una squadra matura, cioè capire i momenti di andare a prendere alti, capire i momenti di abbassarci, farli venire fuori. Quindi ieri abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato con il mister, l'abbiamo fatta in modo buono, in modo perfetto il primo tempo, il secondo tempo ripeto da migliorare, come fatto a Cesena. Sono partite diverse perché comunque con la Fermana abbiamo dovuto fare una partita in un certo modo tattico, e con Cesena abbiamo fatto un altro tipo di partita. Ogni partita ha una preparazione a sé, e quindi ci portiamo a casa questi 3 punti sapendo che comunque dobbiamo assolutamente migliorare.
È chiaro che questo tipo di gioco richiede anche una metodologia molto dispendiosa di stare in campo. E qui la domanda arriva su un altro aspetto nato proprio nel lockdown, quello dei 5 cambi. Ecco, cosa è cambiato anche per voi giocatori, sia per chi parte titolare che per chi magari poi entra? Perché credo comunque con 2 cambi in più le cose cambiano in maniera sostanziale. Ma assolutamente, comunque anche per chi è in panchina, tenere anche più la panchina viva, soprattutto anche durante la settimana, chi gioca di più, chi gioca di meno, sapendo che ci sono 3 cambi ci sentiamo tutti più protagonisti, perché non sempre, quando prima c'erano 3 cambi non si facevano 3 cambi, alcune volte se ne facevano 1/2, sapendo che ce ne sono 5, alcune volte non ne puoi fare 5, ma 3 ne fai sicuro, 4 ne fai. Quindi è una cosa fondamentale per chi è in campo, perché dà tutto come sempre, però cambiare 5 giocatori, poi cambiare tutto l'attacco e tutto il centrocampo, soprattutto con una rosa ampia come la nostra, puoi cambiare la partita. E soprattutto chi è in panchina sanno che ci sono 5 posti a disposizione, durante la settimana ci alleniamo tutti alla grande, perché, ripeto, più siamo i protagonisti durante l'anno e più possiamo andare lontano, perché il gruppo, ripeto, è la prima cosa, è fondamentale. Una postilla per chiudere anche un po' l'argomento sulla gara con la Fermana, sugli episodi, Nicola, perché abbiamo visto dalle immagini quello che ha riguardato Ettore Marchi, grande ex della gara, resta interlocutorio, come resta l'interlocutoria anche, almeno a mio avviso, l'espulsione finale di Boulevardi. Non si è visto dalle immagini un altro episodio che ha riguardato nel secondo tempo Arena, in area di rigore, cui il Gubbio ha protestato per la richiesta di un penalty. Tu eri lì vicino, se vuoi ce lo puoi raccontare, ovviamente. Allora, il calcio di rigore d'Arena, a mio avviso, è rigore, adesso netto, per me è rigore, perché comunque Arena è davanti e quando un giocatore è dentro l'area, il difensore deve, non dico fermarsi, ma se Arena è davanti, quello che è dietro non può franargli addosso. Per quanto riguarda il calcio di rigore su Ettore, io l'ho rivisto dalle immagini, non si capisce bene. Allora, Ghidotti tocca sicuramente la palla, poi nel momento che tocca la palla lì vicino c'è Ettore, il braccio non può nascondersi, quindi sicuramente lo tocca, ma la deviazione della palla da parte dei Ghidotti si vede, è clamorosa. La scelta dell'arbitro, ci è andata bene e ce la portiamo a casa. Forse con questi episodi alla fine della partita si è un po' innervosita in maniera anche strana per come è iniziata, non so se siete d'accordo. Sì, il primo tempo è stato un primo tempo anche, cioè, dal punto di vista dell'aggressività, degli animi, normali. Il secondo tempo è stato un po' anche acceso, dovuto anche da un fallo non bellissimo mio su Frediani, lì già si erano un po' accesi gli animi. Poi il calcio di rigore non dato, la Fermana è un po' che si arrabbia, il fatto che comunque vediamo anche loro che si erano arrabbiati quando hanno tirato su Arena, ripeto, sì, che lì è un'altra mini rissa, e poi il fallo di Boulevardi alla fine, secondo me un rosso molto molto eccessivo, però, ripeto, il calcio è questo, il calcio è bello per questo, noi siamo pronti, che abbiamo visto, appena ci tocca un giocatore nostro siamo tutti lì. Dobbiamo diventare ancora più gruppo prima possibile, perché dobbiamo farlo per fare un campionato importante. E allora, ci vediamo ora anche le interviste post-gara, le parole di mister Torrente, del tecnico della Fermana Domizzi e proprio del giocatore che alla fine ha deciso la partita con un gran gol, ovvero Danilo Boulevardi, e poi torniamo sempre con Nicola Malaccari. Primo tempo ottimo. Secondo tempo siamo partiti subito male, abbiamo sofferto, poi dopo l'espulsione di Boulevardi lì abbiamo rischiato qualcosa, ma era una partita da chiudere nel primo tempo per le occasioni avute tante, bisogna essere più concreti, perché poi alla fine si rischia di pareggiare una partita dove per il primo tempo veramente hai fatto delle cose ottime. Il carattere che hanno voluto i ragazzi, faccio i complimenti perché hanno voluto sta vittoria. Basta vedere il salvataggio. Quello è la fotografia del volere il risultato a tutti i costi, sapendo soffrire, perché questo è un campionato dove devi sapere anche soffrire. Ci saranno partite che bisogna anche imparare a soffrire. Io chiedo molto gli attacchi allo spazio, quindi la conquista dello spazio, uno dentro, uno fuori. Direi che l'hanno fatto bene sia i terzini che
che gli esterni, ma anche le stesse mezzale. Poi Nicola sa i movimenti ormai da 2 anni, infatti è quello che poi detta un po' tutto, sia il pressing, sia l'attacco agli spazi. E stiamo crescendo, c'è ancora da lavorare, siamo alla seconda di campionato, non è che è appena iniziato. Come ho detto alla vigilia di questa partita, è un girone difficile, dove basta vedere nel nostro girone sono le 3 retrocesse, come la Reggiana, l'Entella, l'altra, il Pescara, poi c'è il Modena, quindi è un campionato difficile, però come vi ho detto, poi è il campo che decide. A chi l'ha rivisto mi hanno detto che non era rigore, chi ha rivisto su Arena mi hanno detto che è rigore. Mi è sembrato eccessivo, ero proprio lì, ho fatto un'entrata decisa, ma mi è sembrato eccessivo. Ne ho viste di peggio. Ci sono alternative, stiamo recuperando Mazza, che pure lui era stato per 10 giorni fermo, un altro giocatore importante, c'è Franco Fonte, che è un ragazzo interessante, quindi le alternative ci sono. Dispiace perché stava recuperando la miglior condizione. La partita era quella un po' che ci aspettavamo, sapevamo insomma che sarebbe stato una partita difficile, dove c'era a tratti da soffrire, ma questo fa parte un po' del tipo di campionato che andremo a fare, quindi non è quello che ci spaventa. Dispiace perché il primo tempo tecnicamente, al di là dell'avversario che ci metteva in difficoltà, gliene aveva dato merito, però noi sbagliavamo troppo, sia cose facilissime, sia soprattutto le idee. Poi dopo, secondo tempo, un po' con i cambi, un po' con la freschezza di chi è entrato, e parlo di freschezza anche emotiva, no? Erano ragazzi appena arrivati gli ultimi giorni dal mercato, abbiamo riaddrizzato quantomeno l'equilibrio della partita. È peccato nel finale, perché su un paio di circostanze, una è stata clamorosa, adesso non l'ho rivista, non sono riuscito a capire come hanno fatto, però può succedere, per carità. E peccato su rigore, perché mi sembrava facile da poter valutare insomma da parte dell'arbitro, anche perché se avesse valutato una simulazione da parte di Marchi avrebbe fischiato fallo e avrebbe ammonito subito Marchi, invece l'ha ammonito dopo per proteste e l'ha valutata male, ma si vede bene dalle immagini. La griglia alla fine partono 4-5 nettamente favorite, poi qualcuna sbaglia e qualcuna di quelle sotto fa meglio. Credo che poi da metà classifica in giù i valori, pur con caratteristiche diverse, perché ci sono squadre più portate al gioco come può essere Montevarchi, squadre più fisiche come la nostra, squadra più di corsa, non lo so, non le conosco tutte ancora, però l'equilibrio sia veramente tale da dover disputare poi partite di questo tipo sul 3-3 o sullo 0-0, che poteva essere 1-1 fino all'ultimo. E io sono uno che ci crede molto anche in tutto, quando magari arrivano queste cose sono il primo che sono il più rammaricato di tutti, perché non mi va di saltare, di lasciare la squadra in 10, non è da me. Che dire, sono molto contento per la vittoria, per il gol, perché lo doveva il Gubbio, quindi sono molto contento che abbiamo vinto. Non volevo fare del male, non neanche volevo alzare la gamba, cioè volevo solo fare, non so, spaventare l'avversario, però non era con cattiveria. Forse magari da fuori si è visto in un altro modo. Mi dispiace, però andiamo avanti. La prima cosa che mi è venuta in mente è di aprire il controllo e tirare a giro il secondo palo. Fortunatamente la palla è entrata e sono contento per quello. Stiamo crescendo anche a livello magari fisico, che quella è la cosa più importante. Ci stiamo con la testa, cioè quella è la cosa anche più importante, perché comunque riesce anche ad andare oltre la fatica. Quindi va bene così per il momento e pensiamo subito alla prossima partita.
Allora Nicola, per te questa è la settima stagione a Gubbio, ormai sei veramente nella pelle, possiamo dire, di questa città in tutto e per tutto. Partiamo proprio da questo, da questa fascia di capitano che porti al braccio, dal contratto che hai rinnovato quest'anno con scadenza il prossimo anno. Ecco, ti chiedo proprio sotto questo punto di vista, c'è stata condivisione con la società proprio per dettare questo termine? Assolutamente sì, come ho detto, ripetuto mille volte, non avrei mai firmato. Io ormai questo è il settimo anno e ho firmato sette anni, ho firmato sempre anno dopo anno, quindi il Gubbio sa quello che provo io per questi colori, per questa società e per questa città. Lo dimostro, penso, ogni volta in campo, quello che questa maglia cos'è per me, questa città, e quindi quello che fa la società in accordo con me va benissimo. E quest'estate per te è stata molto particolare, perché sei passato da una grande paura a una grande gioia. Prima nel ritiro di Rocca Porena, il problema che poi si è rivelato fortunatamente risolvibile al cuore con un intervento che ti ha portato a rigiocare anche in tempi piuttosto stretti, e dalla paura c'è stata la gioia della nascita del primogenito Leonardo. Ecco, ci racconti come sono state queste settimane? Assolutamente sì, diciamo che agosto lo aspettavo con ansia da 9 mesi. E diciamo che non è iniziato alla grande con questo problemino avuto a Rocca Porena, che, come hai detto bene te, con l'aiuto dello staff medico, con l'aiuto anche della società che mi ha messo nelle condizioni di andare dai migliori a Milano, è stato risolto con un piccolo intervento. Mi hanno bruciato questa piccola aritmia che mi dava dei problemini. Sono stato quasi un mese completamente fermo, senza poter fare neanche una passeggiata, e questa, ripeto, è la mia seconda settimana con il gruppo, quindi, come hai detto bene te, in teoria i tempi dovevano essere che dovevo essere pronto per questa partita, per la seconda del campionato. Sono riuscito ad anticipare i tempi, grazie anche al prof, al mister e a tutto lo staff, però ripeto, devo migliorare la condizione perché sono solamente 2 settimane, però il peggio è passato, e dopo quella brutta cosa è la cosa più bella che solamente chi ha i figli può sapere cosa si prova, la nascita del mio primogenito Leonardo. Che cambiato un po' la vita da quel giorno? Sì, sono 2 settimane che è con noi, è una cosa pazzesca, ripeto, è un'emozione, ma anche adesso non voglio ritornare a casa per stare con lui, piange, è un suono dolce, diciamo, il pianto, è bellissimo. A breve continueremo a parlare con Nicola anche di quelli che saranno i prossimi impegni del Gubbio, ma prima, proprio per rivedere anche questo pubblico che è tornato allo stadio, ieri c'è stato anche un sibarietto molto particolare a fine primo tempo, perché erano presenti proprio in tribuna due grandi ex giocatori del Gubbio. Sto parlando di Sebastiano Coletti e Mario Nofri, grandi ex giocatori che hanno giocato tra gli anni 50 e gli anni 60 proprio con la maglia rosso-blu per diverse stagioni, e a intervistarli è stato proprio un nostro collaboratore e giornalista storico, il professor Fernando Sebastiani, al tempo proprio compagno di squadra sia di Nofri e di Coletti in quel Gubbio di fine anni 50. Vediamo proprio le loro interviste con immagini dell'epoca, sempre dall'archivio del prof Sebastiani. Vediamo. Due vecchie glorie al campo sportivo di Gubbio, l'immancabile e tifoso del Gubbio nonostante sia stato un giocatore degli ultimi anni del 50, è Sebastiano Coletti. Grazie, sì, per me Gubbio è la città del mio cuore, passati 7 campionati indimenticabili nel fiore della gioventù, veramente, veramente io quando incontro il mio Gubbino mi si apre il cuore e torno sempre, sempre volentieri a Gubbio, e oggi sono soddisfatto perché il Gubbio sta meritando la vittoria. Ha avuto altre 3 palle gol, quindi il risultato sta stretto. Quindi è un campionato che quest'anno non dobbiamo soffrire, contrariamente agli ultimi 2. Assolutamente, il Gubbio non soffre, Gubbio veramente è un gran merito del presidente che ha creato una bella squadra. Possiamo chiederle con chi è venuto a Gubbio oggi? Da solo, con chi devo venire? Con la mia pandina sono venuto solo. Veramente sono tornato indietro di 60 anni, anche se a Gubbio ci capito spesso, perché anche professionalmente ho qualche incontro, perché ancora mi diverto a fare l'ingegnere,
anche se sono vecchio. Il maestro Nofri, andiamo al campo, non sembra un bel avvenimento oggi, è una festa, ah, solo per questo. E io è la prima volta che vedo il Gubbio, posso dire una cosa, che il Gubbio è una grandissima squadra, oggi l'ho visto correre tutti i ragazzi giovani che non l'avevo mai visto e mi ha fatto soddisfazione venire al campo. Allora Nicola, anche per addentrarci di nuovo in aspetti tecnici legati proprio al Gubbio e al campionato, è palese come questo girone B, a breve vedremo anche i gol di giornata, rimanga sempre di altissimo livello. Quest'anno addirittura 3 retrocesse dalla Serie B, altre squadre che sono partite con obiettivi importanti. Mister Torrente anche ieri in conferenza ha detto ci sono delle squadre chiaramente più attrezzate di noi, il verdetto sarà il campo per una squadra, Nicola, che anche quest'anno ha avuto tanti cambiamenti, ieri eravate solo in 3 titolari reduci della scorsa stagione, tantissimi volti nuovi, però una chimica, un amalgama che sembra già essere a buon punto. Assolutamente sì, quest'anno siamo diciamo quasi tutti nuovi, a parte domenica che abbiamo giocato eravamo in 3 titolari. Come ho detto prima, dobbiamo fare gruppo il prima possibile. I ragazzi che sono arrivati nuovi, esperti e giovani, sono tutti ottimi, ottimi ragazzi. Quindi il gruppo si fa in modo molto più semplice, in modo più naturale. Stiamo facendo di tutto, anche organizzando comunque cene tra di noi per allargarci il prima possibile. Per quanto riguarda l'equilibrio del girone B, lo sappiamo tutti che comunque la Serie C, soprattutto il girone B negli anni passati, ma anche e soprattutto di quest'anno, è un girone molto molto equilibrato. Ci sono squadre sì attrezzate per vincere, come anche i nomi che ha fatto il mister, secondo me sono veramente quelle, e domenica ne affronteremo una, e però sappiamo che non sempre vincono i più forti, noi siamo pronti per fare un campionato importante, poi dopo il campo dirà dove la squadra che saremo, la squadra dove arriveremo, se saremo una squadra alto, medio o bassa classifica, questo dipende solamente da noi. Riavvolgendo il nastro, Nicola, forse dopo il derby vinto la scorsa primavera qui al Barbetti è mancato quel carattere, quella personalità, quella mentalità, mi viene adesso pensato, per raggiungere i play-off che sarebbero stati un grande obiettivo per come era partito il Gubbio. Ecco, guardando quest'anno, anche i giocatori che sono arrivati a Gubbio per completare questo organico, pensi che sia quello il passaggio da fare proprio, migliorare dal punto di vista della mentalità per avere una squadra che possa essere protagonista in maniera davvero corposa in questo girone? Allora, qualcosa l'anno scorso dopo la vittoria col Perugia, dopo aver ottenuto diciamo quasi matematicamente la salvezza, è mancato, perché comunque i playoff non li abbiamo raggiunti per un punto, però non li abbiamo raggiunti, quindi qualcosa ci è mancato, perché comunque la salvezza l'abbiamo ottenuta a tante giornate dalla fine. Cos'è mancato ancora? Non lo so. Sicuramente comunque l'inizio di quest'anno e l'inizio dell'anno scorso sono due annate diverse, perché mi ricordo l'anno scorso le prime giornate eravamo in 11 penso, le prime 3-4 giornate eravamo quasi contati. Quest'anno siamo già partiti in ritiro con una buona base, siamo partiti in campionato con quasi tutti effettivi, quindi sono due cose diverse e la cosa si è vista, comunque si sta vedendo. Due partite abbiamo fatto comunque, cioè avevamo una rosa a disposizione, una rosa importante, abbiamo fatto comunque due partite 4 punti, l'anno scorso avevamo fatto 8 partite 3 punti. E ripeto, l'anno scorso non siamo arrivati per un punto, quindi qualcosa è mancato. L'anno scorso comunque eravamo un ottimo gruppo, quest'anno altrettanto, però quest'anno c'è qualcosina in più secondo me. Si sente nell'aria, anche dentro lo spogliatoio. Parlando di qualcosina in più proprio, Nicola, con la Fermana e anche con il Cesena, va detto, sono state due ottime prestazioni di squadra, però a risaltare, anche sentendo un po' i pareri di chi era allo stadio ieri, è stata la prestazione di questo Arena, questo ragazzo classe 2000 che ha veramente meravigliato, ancora sono ovviamente le prime partite, deve dimostrare tutto quello che vale, però ci racconti un po' anche nel quotidiano agli allenamenti cosa hai visto, tu che di giocatori ne hai visti tanti anche di alto livello, in questo ragazzo che a vederlo così sembra appena uscito dalla Berretti di fatto. Oh sì, perché comunque è piccolino, magrolino, ma io l'ho detto sempre dalle prime interviste, Arena secondo me dei giovani è quello che avevo visto più pronto, perché comunque viene da una Serie D in un campionato in Sicilia dove le mazzate ne prendi, tosto. Diciamo, è tosto, quindi si vede che comunque regge botta, è un piccolino, ma a spostarlo comunque ci vuole, quindi ripeto, è un ragazzo che è giovane,
che comunque ha fatto due buone prestazioni, ne deve fare altrettanti, deve continuare, non deve mollare di un centimetro. È un ragazzo che anche durante la settimana è sempre a disposizione, è sempre che ascolta, diciamo, noi più vecchietti, non molla di un centimetro, ha tutto per far bene, deve solamente continuare, perché comunque è giovane, sappiamo che comunque i giovani alcune volte hanno dei percorsi un po' di alti e bassi, lui deve essere più continuo possibile, perché ripeto, ha tutte le basi e tutti i presupposti per fare una buona carriera. Siamo vicini alla chiusura, prima però di parlare anche della sfida con la Reggiana, che vedrà il Gubbio impegnato domenica prossima, ci guardiamo tutti gli altri gol della seconda giornata del girone B di Serie C e poi torniamo per la parte finale sempre con Nicola Malaccari. Al termine di una gara convulsa, l'Ancona Matelica batte 2-1 l'Olbia in casa. Guardate però cosa combina il portiere della formazione sarda, Ciocci, che regala di fatto il gol a Moretti, che porta avanti la formazione marchigiana. Poi Emerson a sbagliare tutto, Del Soli imbecca ancora Moretti, che non perdona. 2-0 doppietta per l'attaccante della formazione dell'Ancona Matelica. Poi, grazie a Ragazzu e la sua conclusione deviata, l'Olbia accorcia le distanze, ma vince la formazione biancorossa. Avanti invece il Pescara sul campo della Carrarese con De Marchi, che dopo la traversa di Frascatore insacca di destro dall'area piccola. Poi il gran gol di Battistella, destro dalla distanza all'angolino per il pari della Carrarese. Ma nel secondo tempo, a 12 dalla fine, il cross di Pompetti, l'incornata davvero splendida da parte di Memusciai, lasciato solissimo in area di rigore per i tre punti della formazione di Euteri su quella di Di Natale. Avanti invece la formazione della Lucchese in casa contro il Cesena con il gol di Corsinelli di testa sul primo palo, sul cross di Corsini. Poi nella ripresa Bortolussi penetra in area, liscia la palla Caturano, ma c'è dalla parte opposta Ardizzone, che di sinistro insacca l'1-1. Poi poco dopo, dal cross di Zecca, Coletta esce a vuoto e Candela trova il gol partita per i primi tre punti stagionali del Cesena. Avanti subito invece il Montevarchi contro l'Entella nella sorpresona di giornate, Iallo su assist di Gambale ad portare avanti la formazione toscana, e poi è lo stesso Iallo a scambiare il favore per Gambale, che raddoppia. 2-0 al 39esimo. Nella ripresa guardate cosa combina in questo caso Paroni, il pallone diventa una saponetta nelle sue mani, ne approfitta Tozzuolo che si ritrova la palla tra i piedi per il 3-0 della formazione toscana. L'Entella ha un sussulto con questo calcio di rigore in cui viene anche espulso il difensore locale Martinelli. Dal dischetto va Schenetti, che riesce ad accorciare le distanze, ma non basta per l'Entella. Tre punti d'oro per il Montevarchi. Avanti la Pistoiese in casa contro il Grosseto, il gol dell'ex Perugia Vano, anche qui netto l'errore del portiere della formazione maremmana Barosi. Poi nel finale è Scaffidi d'opportunismo a mettere dentro dopo la respinta di Creasci sul colpo di testa di Dell'Agnello. La invece gara tra Vispesaro e Pontedera è un otto volante avanti con questo gran gol di Marcandella, che parte da solo e conclude rientrando sul destro la Vispesaro. Poi erroraccio, in questo caso di Sposito, esco non esco, ne approfitta Tonzo che irrompe e raddoppia per la Vispesaro. Nella ripresa però il Pontedera si scuote e lo fa sugli sviluppi di questo calcio piazzato con Mutton, che sul filo del fuorigioco controlla e riesce ad accorciare le distanze per il Pontedera, che un minuto e mezzo dopo, grazie all'imbeccata sempre di Mutton per Milani, pareggia per il 2-2 finale in terra pesarese. Mentre è Limolese a passare in vantaggio con questo gran gol di Lia sul campo della Viterbese, inizio ripresa, un vantaggio che viene ulteriormente avvalorato da questo 1-2 stupendo tra Rinaldi e Benedetti, gran tiro al volo di quest'ultimo sotto la traversa per il raddoppio della formazione romagnola, che poi trova anche il tris nel finale, il fallo di Daga su Belloni, calcio di rigore per Limolese. Dal dischetto va Boccardi che segna il tris, bella vittoria in trasferta per Limolese, 0-0 tra Teramo e Siena. Questi dunque tutti i gol di giornata. Nicola, allora, dopo queste due partite, ora ovviamente serve confermarsi, serve dare continuità di prestazioni e di risultati, e credo che domenica, tu l'hai appena accennato prima, ci sia un banco di prove importante, perché si va in uno stadio di Serie A, si va contro una squadra appena retrocessa dalla B come la Reggiana, di grande blasone, di grande tradizione, peraltro una squadra che ha confermato gran parte proprio dell'ossatura dello scorso anno, facendo anche diversi acquisti negli ultimi giorni di mercato importanti. Adesso mi viene in mente Cigarini, che hanno fatto per tanti anni la Serie A, ma comunque una squadra di alto livello.
insomma, la sensazione è che non servono tante motivazioni per giocare queste partite, però poi servirà starci davvero in campo domenica. Assolutamente sì, incontriamo una squadra, una delle candidate per vincere il campionato, per arrivare lassù in alto, una squadra retrocessa dalla Serie B con buona parte dei giocatori che hanno fatto l'anno scorso la Serie B, la gran parte di quei giocatori che abbiamo incontrato anche l'anno prima in Serie C dove hanno vinto, quindi sappiamo che sarà una partita difficile in uno stadio bello, pubblico sicuramente importante, una piazza importante. Però noi siamo già pronti, stasera studieremo la partita perché la vedremo e già da domani iniziamo a lavorare per preparare questa partita al migliore dei modi, per farci trovare pronti, perché come ho detto in campo si scende in 11 e sappiamo che è una squadra forte, ma noi siamo già pronti e carichi perché comunque le vittorie portano entusiasmo, portano a lavorare meglio durante la settimana e dobbiamo mantenere il più possibile l'entusiasmo e il livello d'attenzione alto. E peraltro, per chiudere, guardando anche il calendario, tra settembre e ottobre farà un autentico tour de force, perché il Gubbio giocherà quasi sempre di sabato, avrà due turni infrasettimanali anche piuttosto diciamo importanti, quindi insomma bisognerà veramente già in questo primo mese e mezzo correre e macinare punti, penso, e anche giochi. Sì, ci aspetta un mese e mezzo importante, un mese e mezzo dove possiamo veramente dire la nostra, se vogliamo. Per quanto riguarda le partite ravvicinate, abbiamo una rosa veramente importante quest'anno, questo lo ripeto, siamo un gruppo importante, una rosa ampia, quindi abbiamo possibilità di recuperare, chi scenderà in campo darà come sempre il 100%, è bello giocare sempre perché comunque possiamo dar continuità, dobbiamo essere comunque sempre equilibrati, sia nei momenti di entusiasmo e sia nei momenti, speriamo il più tardi possibile, quando arriveranno sconfitte o momenti difficili, perché l'equilibrio, soprattutto nello spogliatoio, è la cosa fondamentale, altrimenti si fanno troppi alti e bassi che non fanno bene. Quindi siamo pronti per questo periodo, a partire già da partita dopo partita, siamo pronti per questo tour di forza che ci aspetterà, però intanto pensiamo solamente alla Reggiana. E dunque domenica 17:30 al Mapei Stadium sarà Reggiana contro Gubbio. Ringrazio tantissimo Nicola Malaccari, che è stato il nostro gradito ospite per questa puntata di Fuorigioco, che ovviamente tornerà lunedì prossimo. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.